ottica della sopravvivenza della nostra società. Lui è membro del comitato scientifico dell'Associazione Vegani Italiani e del movimento antispecista. Io non lo fermo più perché lui avrebbe da stare qui dei giorni, quindi siccome il tempo è poco, è mezz'oretta, quindi sto zitta e taccio. Grazie agli organizzatori per avermi invitato e grazie a voi tutti per la vostra presenza. Devo premettere che farò un'esposizione completamente diversa da quelle che avete ascoltato fino ad ora, con pochissimi o nessun riferimento di tipo emotivo. Cercherò di fare un discorso più basato sulla razionalità che sull'emotività. Il movimento vegetariano, vegano o animalista in genere ha bisogno di idee. Senza idee, senza un'ideologia di base, senza una motivazione etica oppure scientifica, niente può svilupparsi. Marx aveva una ideologia di tipo sociale, di tipo etico, non aveva un'ideologia di tipo scientifico, ma l'economia stessa è già un aspetto scientifico del problema lavoro. Non è possibile che il mondo possa sopportare l'impatto dovuto a 42% di anidride carbonica prodotta. Quindi è ovvio che di tutte questi aspetti, quello più eclatante è soprattutto quello dell'acqua, perché al mondo, al momento attuale, c'è all'incirca 1 miliardo di persone che soffrono la sete, non hanno acqua sufficiente, e 2,5 miliardi di persone che hanno scarsità d'acqua. Questi 2,5 miliardi di persone, o 3,5 miliardi, contandoci anche quelli che non ce l'hanno per niente, bevono l'acqua che possono trovare, anche se inquinata, il che vuol dire un gran numero di malattie intestinali, dissenteria e quant'altro, che uccidono, pensate un po', una piccola frangia dell'umanità. All'incirca un bambino ogni 5 minuti muore per ragioni legate all'acqua o al cibo. È evidente che una situazione di questo genere non possono essere sopportati. Quando si parla dunque di sviluppo sostenibile, chi vi parla generalmente di petrolio, parla di produzione di energia. Nessuno parla mai del numero degli esseri umani o del numero degli animali da allevamento che devono essere macellati per nutrire tutti questi esseri umani. Sono delle proiezioni, quelle che si fanno sul futuro dell'umanità, come quella di Tzatziki, largamente sbagliate. Ce n'è per esempio una recente che dice che entro il 2050 la popolazione del Niger diventerà all'incirca di 1 miliardo di persone, quella del Marocco diventerà all'incirca 1 miliardo di persone. Ora, evidentemente questi numeri io non ho potuto andare a controllarli e vedere se hanno sbagliato oppure no, ma certamente questi paesi aumenteranno il numero delle persone che vi risiedono. Non possiamo permetterci
un miliardo di persone nel Niger e un miliardo di persone in Marocco. Ma anche se l'aumento fosse modesto, questo modesto aumento non possiamo permetterci neppure quello. Ebbene, finisco questa, diciamo, questa introduzione all'argomento ricordandovi che l'ultima svolta nella storia dell'umanità è la svolta effettuata da Gesù di Nazareth, il quale effettuò una svolta di cui tutti ancora noi siamo partecipi, eppure effettuò una svolta non di tipo scientifico, non c'è nulla di scientifico nel Vangelo, non di tipo tecnico, effettuò una svolta esclusivamente di tipo etico, e cioè fu il rifiuto della violenza, che era quella caratteristica di tutti gli imperi dell'antichità classica, con la sostituzione della violenza con invece l'amore, il rapporto con gli altri animali. Eppure in questa svolta storica dell'umanità fu detta una cosa le cui conseguenze noi stiamo ancora pagando, che è un clamoroso autogol, e cioè è la frase: crescete e moltiplicatevi. Perché questo crescete e moltiplicatevi poteva andar bene nell'epoca della decadenza romana, quella in cui nacque Cristo, già in epoca dell'imperatore Tiberio, ma non può andar bene oggi, quando io vi ho detto che il solo raddoppio da 7 miliardi a 14 miliardi comporterebbe un raddoppio anche dell'allevamento di buoi e di animali da allevamento. La possibilità di nascere e crescere e di moltiplicarsi è dovuta, è strettamente legata al rapporto che noi abbiamo con la natura e con gli altri viventi. Questo rapporto si basa su dei principi genetici. Nella vostra genetica, in ogni vostra cellula, il DNA porta una serie di ordini. Il primo di questi ordini è l'ordine di sopravvivenza della specie. Per farvi capire, questo ordine di sopravvivenza della specie è addirittura precedente all'ordine di sopravvivenza dell'individuo. È per questa ragione, vi faccio un esempio che fa comprendere, che una madre si può buttare in mezzo ai binari per salvare il figlio, perché così facendo lei non lo sa, ma obbedisce a un ordine genetico di salvare la propria specie e non di salvare se stessa. Quindi l'ordine di salvaguardia della specie è il primo ordine scritto nel DNA. Ma nel DNA c'è anche scritto un ordine aggressivo nei confronti di tutto ciò che è diverso da noi. E infatti gli uomini, fin dall'ominazione, fin da quando io ho detto che è cominciato questo processo, hanno sempre aggredito e mangiato o distrutto tutti i diversi. Anzi, inizialmente si mangiavano anche fra di loro, quindi non solo i diversi, ma anche gli uguali. Poi il termine, gli uguali sono stati esclusi e si è aggredito e mangiato solo i diversi. Dunque noi dobbiamo andare contro ad un principio fondamentale che è scritto nella nostra genetica, se vogliamo la sopravvivenza della nostra specie. Cioè dobbiamo andare contro all'ordine genetico
di mangiare e distruggere tutto ciò che è diverso da noi. Abbiamo superato il razzismo. Da quando io ero bambino, che si sentivano solo idee razziste. Tant'è vero che perfino in me personalmente è rimasta l'idea che negro non è un'offesa. Per me personalmente negro vuol dire semplicemente persona dalla pelle nera. Invece sappiamo che ha un significato offensivo e che bisogna usare l'espressione black man o black girl, black woman, quello che è. Dunque c'era un'idea razzista che è stata completamente superata. Stiamo da dopo la guerra a oggi superando il sessismo, di cui è espressione quella cosa abominevole che quasi tutti i giorni si sente in televisione, che una donna è stata assassinata dal suo compagno, dal suo ex compagno, dal marito o da qualcun altro in questa situazione. Questa è espressione della violenta condizione di ingiustizia sociale e di grave attrito sociale che esiste in questo momento, ma la stiamo superando. Dobbiamo fare un ulteriore passo avanti e superare lo specismo. Dobbiamo superare l'idea di una differenza incolmabile fra noi e le altre specie. Come già ha detto qualcuno parlando sullo stesso argomento, il mondo è come una grande nave oppure come una grande astronave. Nessuno si può permettere di fare un buco nella chiglia della nave e far affondare la nave, anche se lui personalmente ci guadagna, perché il momento che la nave affonda, tutti affondano. Se invece noi continueremo nel comportamento dissennato che abbiamo tenuto fino ad oggi, sarà una specie di suicidio collettivo. Già ne vediamo oggi gli effetti e soprattutto li vediamo qui in Italia. Ci sono alcuni così sciagurati che provocano dell'inquinamento nella falda, specialmente nel napoletano e in genere nel sud dell'Italia, immettendo veleni nel sottosuolo. Ebbene, questo fatto non è inquinamento ambientale, questo è un tentativo di omicidio collettivo e di genocidio. Non si può immettere dei veleni nell'ambiente e inquinare la falda, perché successivamente nessuno potrà bere quell'acqua. E questa acqua che già scarseggia e che comincerà a mancare a livello planetario dal 2025 e che potrà scatenare delle guerre, la sola mancanza di acqua, come prima l'hanno scatenata la mancanza di petrolio, se si avvelena la falda tutto verrà accelerato. E ciò nonostante i governi non prevedono questo reato, non prevedono neanche come impedirlo, non prevedono le pene, non esiste nel codice penale. Vengono perseguite queste persone come se avessero urinato in un angoletto facendo una cosa disdicevole, d'accordo, ma in fin dei conti che ha fatto mai? O come il pane e cioccolata, ve lo ricorderete, un vecchio film sugli emigranti italiani in cui un emigrante italiano in Svizzera butta in terra la carta di una cioccolata e si fa qualche giorno di galera per questo atto così infame. Ebbene, tutto quello che io vi ho detto fino ad ora, paradossalmente, cioè il rapporto dell'uomo con gli altri animali e con la natura, non è percepito dall'opinione pubblica, nessuno se ne rende conto, mentre altre cose, per esempio idee religiose
che in fin dei conti sono completamente irrilevanti per la storia dell'umanità, l'induismo oppure lo sciamanesimo o anche altre grandi religioni, sono assolutamente ininfluenti rispetto alla mancanza di acqua. Spero che vi rendiate conto che differenza c'è fra credere in quello o in quell'altro o non avere un bel niente da bere. C'è una bella differenza. Dunque, ciò che bisogna cambiare è noi stessi, cioè cambiare innanzitutto l'etica, perché dall'etica dipende lo sviluppo scientifico. Un'etica, per esempio, che non permette di sezionare i cadaveri, come non permetteva la religione cristiana fino a tutto il Medioevo, influenza la ricerca biologica. Quindi la ricerca biologica dipende dall'etica. La scelta di un'etica di riferimento permissiva, lungimirante, è fondamentale. Non può essere l'etica di crescete e moltiplicatevi, perché questo, il contrario di questo, porterebbe immediatamente un inquinamento molto minore. Dipende da questo una nostra minore aggressività nei confronti della natura. Tutto questo ovviamente è molto difficile, perché, come vi ho detto, è radicato, è connaturato con la nostra genetica. Ma alla nostra genetica poi si sono aggiunte delle ragioni culturali, ragioni che sono state soprattutto delle ragioni di tipo religioso, perché l'aggressività umana inizialmente era difensiva, poi divenne aggressiva, anzi coloro che erano più aggressivi sopravvissero di più e sopravvissero meglio di coloro che erano poco aggressivi. Quindi insegnarono l'aggressività ai loro figli. Noi siamo tutti figli di generazioni di uomini e donne estremamente aggressive. A tutto questo si aggiunse poi l'aggressività di tipo culturale. Per esempio Cartesio, è stato ricordato poco fa, è il primo che ha detto che gli animali non sentono, gli animali sono come ruote di ingranaggi. Quando si lamentano per le bastonate è come lo stridio di una macchina che viene fatta girare. Non è certamente così, ma non è il principale responsabile. Il principale responsabile è purtroppo la religione, che 20 volte al giorno o 20.000 volte al giorno ripete da tutti i pulpiti che gli animali sono privi di anima e che a noi spetta il paradiso, mentre a loro gli spetta l'inferno in terra e il nulla dopo. Dopo che c'è per gli animali, niente. La religione non ha preso in considerazione questo fenomeno e quindi ha provocato una cultura di tipo antropocentrico. In realtà sono affermazioni ridicole queste, perché come fanno loro a saperle queste cose? C'hanno un telefonino rosso col filo diretto e qualcuno che gliele dice. Ora, tutto questo ha creato una società complessa, una società che vede nel non-self, cioè nel diverso, qualcosa da sfruttare e da sfruttare personalmente per un'utilità immediata,
cioè noi ci muoviamo secondo un utilitarismo miope che vede soltanto a breve distanza e in realtà completamente fasullo, perché non è utilitarismo quello di chi sfonda la chiglia della nave. Chi sfonda la chiglia della nave va a fondo insieme con la nave. Ma ci sono anche tante altre ragioni, per esempio il condizionamento continuo che ci viene dai mezzi, dalla pubblicità. Ciascun bambino riceve, da quando comincia a vedere e a sentire fino a quando arriva alla maggiore età, all'incirca 2 milioni di spot pubblicitari. 2 milioni di spot pubblicitari lasciano un'impronta in chiunque, anche in chi non li vuole sentire. Poi c'è l'utilità di adeguarsi a quello che fanno tutti, perché usando questo sistema, cioè adeguarsi a quello che fanno tutti, si ottiene l'approvazione della società e la ricompensa che viene fatta solitamente con potere e denaro. Guardate la notorietà, i quattrini che gli vanno in tasca a tutti i cuochi che conducono delle rubriche di cucina in televisione. Guardate l'utilità e i quattrini che vanno in tasca a tutti quei farmacologi, non dico il nome, che sono in televisione ogni giorno perché dicono che le medicine fanno bene, che bisogna prendere quella medicina per l'insonnia, quell'altra per avere appetito, un'altra per essere sessualmente validi e via discorrendo. Dunque si è creata una società sfruttatrice e dissipatrice che in realtà è quella che ha determinato il nostro successo nell'evoluzione. Ma quello che era valido 50.000 o 100.000 anni fa non è più valido oggi, perché 50.000 anni fa l'inquinamento non poteva essere tale da danneggiare l'ecosistema globale. Quindi l'inquinamento che hanno prodotto per esempio le città di Tiro e Sidone, tingendo di porpora i mantelli, e si legge sui libri di storia che la spiaggia di Tiro e Sidone era tutta rossa per questo colorante che essi usavano. Ma questo inquinamento non ha fatto alcun danno al genere umano, mentre l'inquinamento prodotto da 7 miliardi di persone, quello sì è incisivo, è una questione quantitativa, esattamente come il sale. Un briciolino di sale sulla vostra verdura la rende migliore, ma se ce ne mettete un cucchiaino, l'aterosclerosi e l'ipertensione non ve la leva nessuno. Dunque, a tutti questi motivi si aggiunge perfino quello economico, cioè il fatto che la società odierna si regola secondo le leggi cosiddette di mercato. Eppure una persona non sospetta, e cioè Giorgio Ruffolo, ex ministro dell'ambiente, un paio d'anni fa ha pubblicato un grande articolo sul paginone centrale di Repubblica in cui diceva che per esempio il panorama, i boschi, ma a maggior ragione gli animali, gli esseri viventi, dico io, non possono essere considerati delle cose. Giorgio Ruffolo diceva che non sono cose né il panorama né gli alberi, e io dico a maggior ragione non sono cose gli animali.
il libero mercato che si autoregola è una bufala, è una truffa fatta a tutta l'umanità. In realtà questa truffa a carico di tutta l'umanità provoca, come vi ho detto, la morte di un bambino ogni 5 minuti. È un omicidio larvato ed è concretamente il permesso dato ad ogni persona di ottenere un guadagno privato a scapito di tutti. Ebbene, io vi dico che produrre della carne tagliando dei boschi in Amazzonia, facendo le pascoli e quindi producendo buoi che poi si trasformeranno tutti in hamburger sulle tavole europee e americane, non è un atto di libero mercato. Questo è una truffa, è inquinamento volontario, determina milioni di morti del terzo mondo, non può essere considerato un semplice atto di libertà individuale, perché è a scapito di tutti. Eppure tutto questo, come vi dicevo, si basa su un principio genetico ancestrale, cioè l'aggressività verso altri esseri viventi considerati come oggetti. Ma noi non siamo solo genetica. Vi ricorderete un uomo nato non tanto lontano da Bologna, a 70-80 chilometri, che scrisse: fatti non vi foste a vivere come bruti, ma per seguir virtù e conoscenza. Quest'uomo vedeva lontano, anche se io non ho fatto il liceo classico e mi sono imbevuto della cultura classica. Pensate un po' alla frase: amor che a nullo amato amar perdona. È la prima osservazione che un sentimento provoca un sentimento uguale nella persona che lo vede, e cioè la prima osservazione fatta nel 1350 circa dell'esistenza delle cellule specchio, che Dante ovviamente non sapeva, ma ha visto però l'effetto. Dunque non è uno sciocco quello che ha scritto queste cose. Ora io vi dico che questa aggressività genetica ha una grossa componente emotiva, e che questa componente emotiva, soprattutto culturale, la stiamo superando in Occidente, che ha rifiutato già da un secolo e mezzo o due la pena di morte, già da un paio di secoli, e l'ha rifiutata per merito di un italiano, il Beccaria, già da un paio di secoli ha rifiutato la schiavitù, ma non ha ancora capito che deve rifiutare anche la schiavitù degli ultimi schiavi, che sono gli animali, che sono gli ultimi per cui legalmente ci si può comportare come padroni di schiavi, e che le leggi valide per i viventi umani, le leggi fondamentali, sono valide anche per tutti gli altri animali. Per questa ragione, per tutto quello che io vi ho detto, che io ed altri, per esempio Valerio Bocard, Massimo Terrile, la filosofa Luisella Battaglia, abbiamo creato un movimento culturale antispecista. Se voi andate a guardare su Google, se semplicemente cliccate movimento antispecista, lo trovate immediatamente, perché è il superamento culturale, o dopo il razzismo, dopo il sessismo, dei principi di violenza applicati nei confronti degli altri animali. Il mondo non può sopportare la distruzione delle foreste,
non può sopportare l'inquinamento delle acque, perché conseguentemente a questo c'è il cambiamento di clima. Non può sopportare un bambino morto ogni 5 minuti, ma non può sopportare neanche l'iperconsumo di cereali che viene fatto sia per gli animali che per noi stessi in Occidente, per cui abbiamo 2 o 3 continenti che soffrono di obesità e altri 4 o 5 che muoiono di fame. Non può supportare la farmacodipendenza, che è una conseguenza diretta della sperimentazione sugli animali, è una conseguenza diretta della vivisezione. Non è che si deve essere contro la vivisezione per ragioni culturali, perché immediatamente ci troverete qualcuno che vi dirà: ma allora tu preferisci la vita dei topi alla vita dei tuoi bambini? No, si deve essere contrari per ragioni etiche, perché è crudeltà, ma per ragioni scientifiche, perché non è scientificamente fondata, perché non ha una base scientifica. Vi dico soltanto questo, invadendo per un attimo il campo di coloro che hanno parlato o parleranno della vivisezione, che la sperimentazione sugli animali è una tecnica che non è mai stata validata, mentre le altre tecniche alternative è richiesto che siano validate dall'ente europeo, dall'ECVAN, mentre questa non è neanche mai stata validata, è stata accettata così come si accetta e tutte le mattine sorge il sole e gli operai vanno a lavorare. Qualche cretino potrebbe pensare che sono gli operai che vanno a lavorare la mattina che fa sorgere il sole. È così evidente, tutti vanno a lavorare e immediatamente il sole viene fuori. E invece non è così, bisogna ragionare un po' sulle cose. Ebbene, quando io vi parlo di superare lo specismo, vi chiedo una cosa enorme, perché tutto quello che vi è stato detto fra stamattina e stasera, consentitemi, non è una critica, ma è una rilevazione della realtà. Tutto quello che mi è stato detto sono considerazioni su piccoli aspetti del problema, mentre quello di cui vi sto parlando sono considerazioni sulla globalità del problema. Rifiutare lo specismo cambierebbe totalmente l'umanità. Cambierebbe il senso di proprietà, cioè non si potrebbe possedere e commercializzare la vita. Quindi il cambiamento sarebbe enorme. Non vi propongo come Renzi di rottamare un partito, che in realtà vuol dire rottamare alcune singole persone che a lui gli stanno sullo stomaco. Io vi sto dicendo che bisogna rottamare la società. Questa società, così com'è combinata, così com'è organizzata in modo suicida, in modo che chiunque può scendere nella stiva e fare un buco nella parete della nave, non può tirare avanti. Deve essere per forza regolata da leggi, non ci può essere questo liberismo anarcoide assoluto come quel signore di Arcore proclama da 20 anni. Il liberismo anarcoide ci porta al disastro e già l'ha fatto. Conseguentemente la natura e i viventi non sono res omnius, sono res omnium, sono di tutti, non possono essere proprietà di qualcuno, non si può possedere e commercializzare la vita. E la consapevolezza dei principi etici e dei principi genetici, cioè biologici,
è il presupposto per il cambiamento delle leggi. Concludo. Il cambiamento previsto dal protocollo di Kyoto era del 5% di riduzione della quantità di anidride carbonica nel periodo previsto, che mi pare fosse di alcuni anni, ma è stato, nonostante fosse così modesto, disatteso da tutti. La semplice trasformazione della società in senso vegetariano, non vi dico neanche vegano, non vi dico di non mangiare le uova, di non mangiare il miele e di non bere il latte, anche se a me piace più quello di soia, ormai tanto tempo non lo bevo più, forse mi sono abituato. Io non vi dico questo, ma vi dico semplicemente di effettuare un cambiamento in senso vegetariano, perché il cambiamento della società, la rottamazione di questa società in senso vegetariano diminuirebbe di colpo del 42%, non del 5, del 42 l'immissione di anidride carbonica. Quindi cambierebbe il mondo da questa sera a domani mattina. Dunque i vegetariani possono salvare il mondo, però devono esserne consapevoli e non voler cambiare il mondo perché loro sono tanto pietosi dei cagnolini e dei gattini. Devono voler cambiare il mondo perché devono voler cambiare il mondo. La legge, così come è stata fatta fino ad oggi, in realtà ha sanzionato il diritto dei ricchi di sfruttare i poveri, prima di sfruttare i singoli. Vi ricorderete un certo signore già citato poco fa che diceva: mi consenta, il pesce grosso mangia il pesce piccolo, il più grosso mangia il più piccolo. Poi di sfruttare i popoli, noi ne siamo i rappresentanti più evidenti. Pensate soltanto a quello che ha fatto il popolo romano: è vissuto per 1100 anni a spese della ricchezza di tutti i vicini. Poi quella di sfruttare gli altri animali: senza il bue, senza il cavallo, senza la pecora non si sarebbe mai creata questa società. Cioè è stata una truffa e una violazione totale delle leggi biologiche. Ebbene, l'urgenza del momento crea una situazione favorevole. Non possiamo procedere a piccoli passi, come dice qualcuno, ottenere un piccolo vantaggio oggi, un piccolo vantaggio domani. Non ci riusciremo mai, ci vorrebbero 30.000 anni. Inoltre, ogni piccolo progresso sarebbe sottoposto a delle trattative e ci sarebbe sempre qualche farabuttello, anche fra di noi, che per un piccolo vantaggio personale accetterebbe, e già l'ho visto con i miei occhi accadere, accetterebbe le leggi che le vengono proposte. Dobbiamo effettuare una nuova svolta storica. Dopo la rivoluzione verde, effettuata nel 7000-10000 prima di Cristo, cioè la rivoluzione che trasformò gli uomini da cacciatori in agricoltori, dopo la rivoluzione industriale nell'800 e nel 900, che trasformò gli agricoltori tutti in operai della Fiat, è necessaria una rivoluzione vegetariana antispecista. Vi ringrazio tutti per la vostra pazienza. Grazie. Ringraziamo il professor Bruno Fedi.